Amici, buongiorno. E allora, intanto mi devo scusare con voi perché è tanto tempo che non registro un video, ma non è purtroppo stata colpa mia. Il campo di tiro dove normalmente facevo le mie prove al momento è chiuso, quindi non potendo fare facilmente dei test, non posso presentarvi cartucce che non ho provato. E soprattutto non posso presentarmi cartucce nuove perché non ha senso che vi presento una cartuccia che funziona solo nella mia testa. Devo verificare che abbia dei risultati interessanti. Oggi però, grazie a alcuni amici che mi hanno invitato a un campo di tiro un po' distante da casa mia, mi hanno invitato ad andare a fare un po' di percorso, un po' di eliche, ho fatto questo giro fuori porta. E mi sono portato qualche cartuccia da provare, così ho potuto fare qualche prova. La cartuccia che vorrei presentare oggi, che è in calibro 16, è una long range. È una cartuccia che ho messo a punto e pensato per i colombacci d'apertura. È una cartuccia con delle caratteristiche un po' particolari, ma che vi assicuro a 40 metri ha portato una rosata da paura. Se posso, vi mostro anche la foto. Alla fine, il filmato. Questa cartuccia è fatta con la vecchia polvere Tecna, che oggi fortunatamente è tornata reperibile. È una cartuccia che ha delle caratteristiche che vi andrò a descrivere, che la rendono un po' più lenta. È con un sistema di caricamento che già conoscete chi mi segue, che mi permette di stringere ulteriormente il rosato e portare rosate molto regolari, con palline ancora integri a grosse distanze. Intanto vi presento come è fatta la cartuccia, poi mentre l'assembliamo vi spiegherò il significato di ogni singolo componente. Ricordo intanto impariamo a caricare chiocciolalibero.it qualunque domanda vogliate farmi. In calibro 16, 70-615 ho caricato 1,55 di Tecna per 34 di piombo 5, trattandosi di una long range, un piombo grosso è fondamentale. Ho messo per prima cosa una coppetta. Poi due cartoncini di carta lana di 4 mm ciascuno e per finire i pallini all'interno di una borra guaina tagliata a 4 petali. Ho chiuso in ogivale. Naturalmente questa cartuccia può essere fatta anche con orlo tondo. Io l'ho voluta chiudere in ogivale perché quella che ho fatto io come prova l'ho fatta in verticale. Però anche l'orlo tondo sicuramente funziona bene, quindi la potete realizzare indifferentemente in ogivale o in orlo tondo. Io vado a realizzarla in ogivale. Per prima cosa la borra guaina che voi potete trovare in alcune armerie online. È un prodotto molto interessante perché riprende un pochettino dei vecchi stampi ed è, devo dirvi, di buona qualità. La dobbiamo tagliare a 4 petali. Ok. Tagliata alla fine a metà, a 4 petali. Ok, questo è il risultato. Ora, ho utilizzato un bossolo della Fiocchi, come potete vedere l'ho stampato a marchio Tecna. Una coppetta, mi pare che sia Baschieri, comunque qualsiasi coppetta va bene. E questo è l'elemento un po' più difficile da reperire, che sono due carta lana, due barrette in carta lana da 4 mm ciascuna. Questo è un ruolo fondamentale perché fanno da ammortizzatore, evitano che col colpo di ariete ci siano troppi pallini che si deformano. Siccome per avere una rosata regolare e stretta, il fatto che i pallini siano integri è fondamentale. Abbiamo messo questo ammortizzatore dietro. Potete utilizzare, se volete, tranquillamente anche i dischetti che si mettono sotto i piedi delle sedie che trovate nelle ferramenta, che dovrebbero essere di qualcosa di simile al feltro. Sono pure loro morbidi e servono allo scopo. Chi ha la carta lana, usi la carta lana perché io con questa già l'ho fatto, ho provato la cartuccia. Ok, per prima cosa dobbiamo pesare 1,55 di polvere. Qualcuno di voi mi dirà 1,55 per 34 grammi non sono pochi. E sto facendo appositamente una cartuccia lenta perché
perché il mio scopo finale è quello di colpire lontano. Quando la cartuccia è lenta, la rosata si mantiene decisamente più stretta. C'è però da dire che nel periodo invernale questi 1,55 potete farli diventare 1,60 per non esagerare troppo con la lentezza. 1,55 in estate, 1,60 in inverno. Questo è il mio consiglio. Io per adesso ho provato quello 1,55 e vi assicuro che fa rosate da paura. Quindi con quella massa di piombo che ho visto stampare, secondo me non ci sono animali che possano scappare. Addirittura nei test sull'eliche o le sbagliavo o si accartocciavano e là già eravamo sui 35 metri. Qualcuno l'ho sbagliata perché le rosate arrivavano veramente strette, ma quelle che colpivano esplodevano, si accartocciavano su se stesse. Quindi cartuccia interessante. Tra l'altro qualcuno mi dirà: ma a queste basse velocità che tipo di anticipo ci vuole? Basse velocità che siamo nell'ordine di 370-385 metri al secondo, quindi non siamo diversi dalla velocità delle famose cartucce Federal americane o Remington. Che anticipo ci vuole? Sappiate che a una certa distanza il minore attrito dovuto al minore impatto con l'aria determina quasi un rallentamento delle cartucce molto veloci, quindi a grandi distanze probabilmente abbiamo la velocità di una cartuccia di 400 metri al secondo. Ok, ho messo la coppetta, ora metto le barrette in cartalana. Comunque la velocità precisa non ho avuto ancora il modo di constatarla perché mi si è rotto il croni, quindi purtroppo l'altro giorno non l'ho potuta testare. E data la situazione del campo di tiro rotto, sono un po' in difficoltà. Prima, quando era aperto sopra Palermo, facevo 10 minuti di strada ed era al campo di tiro, facevo tutte le prove che mi interessavano. Ora che è chiuso, purtroppo mi devo allontanare e diventa problematico. Infatti, non potrò fare molti video come prima perché non ho la possibilità di darvi qualcosa di veramente valido, di testato. Ok, questa è fatta. Mettiamo la nostra borretta guai, non sono gialle, mi pare che la trovate da Domonaco da ricarica munizioni. E cerchiamo di portarla a contatto. Quindi ho messo sia le borrette che questo. Vedrete che sta un po' alta, non ha importanza, va bene così. Deve essere alta, che comunque dobbiamo chiudere. Possiamo scendere un pochino pressando, ma pochissimo. Ok, a questo punto ci resta di pesare il piombo, 34 grammi. Grazie cartuccina che sia in tonda che in ogivale, può essere fatta e può dare veramente risultati eccellenti. Chi di voi ha voglia di andare a combattere col 16? Tiri che non hanno niente da invidiare a un 12, davvero, a un 12 corazzato. Comunque 34 grammi, che già per il calibro 16 sono una carica importante, ma dobbiamo colpire lontano, quindi sono cartucce da seconda canna queste chiaramente. Provatele davvero sul selvatico, sono sicuro che faranno un ottimo effetto, anche perché sulla placca hanno fatto paura, sull'elica hanno fatto veramente paura, quindi non ho motivo di pensare che non funzionino bene anche sul selvatico. Dovete dargli un anticipo sistemato e dovete mirare molto bene perché arriva una rosata stretta, ma è anche vero che colpendo a quelle distanze là bisogna saper sparare e dare gli anticipi adatti a quelle distanze. Ok. Mettiamo il piombo in questa cartuccia. Come vedete siamo vicini al bordo, ma va bene così. Per chi la fa con tonda, ovviamente consiglio di scendere un poco poco, quindi se dovete utilizzare uno spessorino, anziché da 8 mm fatelo da 6 mm, in modo che vi passa quel tanto di bossolo per poter chiudere con una tonda dignitosa.
Ok, a questo punto passiamo alla chiusura. Per la chiusura mi aiuterò con la mia macchinetta per la chiusura Apache e con l'orlatore MD. Ok, per prima cosa abbassiamo un pochettino la colonna. Ora posso fare la crimpatura. Cerco di farla più profonda possibile. Questo è il risultato che ho ottenuto. E ora devo utilizzare la macchinetta Apache. Ok. Normalmente. Scusate, problemi tecnici. Purtroppo non ho un operatore che mi aiuta, quindi. Questa è la vecchia PrestaPace, il primo modello, quindi vuole un pochino di tempo in più per poter fare una saldatura corretta. Però ce l'ho da tanti anni, mi ci trovo abbastanza bene. Ok. E adesso dovremmo avere, spero, un buon risultato. Vediamo un po'. Non è cattiva. Questa è la chiusura finita. Questa è la cartuccia. Come dovrebbe venire? Ecco qua. Ok, ragazzi. Questa è la cartuccia che vi ho proposto. Un'ottima long range davvero. Vi consiglio di provarla. E spero mi facciate sapere che impressione vi ha fatto. Nei tiri lunghi, come avete una bella doppietta con un canno e una stella, aiuterà tantissimo, porterà belle rosate e penso che tira giù con un bacio alle stelle. Buona prosecuzione, buon divertimento e ci vediamo spero alla prossima. Vi mostrerò dopo ora anche la foto della rosata fatta a 40 metri, canna 70, una stella e la mia doppietta Beretta. Che dire, un grande saluto e speriamo di poterci vedere più presto. Ciao!